tutto nasce da una notizia circolata sui giornali rispetto a un'interrogazione fatta dal portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera, Giuseppe Labate. Ho immediatamente notato che l'applicazione della Tari nel comune di Bagheria era un'applicazione corretta. Quindi non rientrava lì nel merito del comune di Bagheria, non rientra nel novero dei comuni che hanno operato un'applicazione errata del calcolo Tari. L'applicazione del comma 652 e non del comma 651, che di fatto imponeva una differenziazione tra parte fissa e parte variabile ai sensi del DPR 158 del 99, evita in generale della confusione che è stata indotta appunto da questa conferenza rispetto all'errato calcolo della Tari nel comune di Bagheria. È utile a un certo punto verificare come i contribuenti del comune di Bagheria possono facilmente evidenziare come la Tari sia stata applicata in modo conforme, ai sensi, come ho detto poco fa, del comma 652, prendendo la propria bolletta. Vi faccio facilmente vedere. Questa è la mia bolletta Tari, infatti, come vedete, appunto ho Maggiore Maria Laura come contribuente del comune di Bagheria. A un certo punto della bolletta trovate qual è la tariffa che deve essere applicata nel caso di specie, in questo caso nel mio come contribuente. Vedete nella discrimina della bolletta che non solo ovviamente c'è l'indirizzo, ma la tipologia di utenza e la parte fissa che è moltiplicata per i metri quadri. Nello specifico, nel mio caso, ho una riduzione del 30% in quanto unica abitante. Il numero utenza è il foglio e particella dell'utenza, appunto, per la quale viene operato il calcolo Tari. Come vedete, non c'è una parte variabile, c'è soltanto la parte fissa, perché ecco perché non esiste l'errore all'interno del comune di Bagheria, perché noi abbiamo una quota unica che viene applicata e quindi non abbiamo una duplicazione della tassazione. Una successiva sentenza, vedete subito il numero della sentenza, stabilisce che comunque non possono essere i box, non possono essere esentati dal pagamento della TARSU. Questo è il numero della sentenza della Cassazione, che facilmente vedete da un atto deliberativo, da una nota del dirigente del settore nel 2012. Le rate del pagamento della Tari sono state individuate con delibera di giunta numero 82 del 4 aprile 2017, che stabiliva quattro scadenze. Il totale delle rate copriva l'80% del costo e indicava con scadenza il 15 novembre la restante quota che doveva essere coperta quasi a consuntivo, quindi quasi a scadenza dell'anno, quindi il 15 novembre. Mi scuso sin da subito se il recapito del saldo della Tari risulterà arrivare nelle abitazioni in un momento tardivo, anche se laddove dovesse essere pagato dai contribuenti oltre il termine, purché non sia eccessivamente dilatato. Questo è comunque, purché avvenga entro l'anno, questo non comporterà l'applicazione di sanzioni e interessi.